Benissimo, continuiamo i lavori della conferenza programmatica. Ora ci saranno i saluti dei tre presidenti di Fratelli d'Italia. Iniziamo con un saluto da remoto del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Grazie, un grande dispiacere non essere lì con voi. Saluto tutti, a cominciare dai delegati abruzzesi. C'è una grande attenzione da parte di tutti per questo percorso che Fratelli d'Italia sta conducendo. Già a Trieste si segnalò la cosiddetta svolta patriottica, a partire da Atreju, quella conservatrice. In questi giorni qualcuno, parlando dell'ultimo Atreju, si stupiva dell'apertura al dialogo con i tanti ospiti esterni, dal 98, da quando è nato che lo facciamo. Certo che insieme alla lusinga di avere conquistato la prima fila del dibattito, anche se siamo solo una piccola forza parlamentare all'opposizione, con l'orgoglio di avere trasformato, secondo tutti i sondaggi, l'avventura di un gruppo di matti nel primo partito italiano, questa conferenza ci dà l'opportunità non solo di continuare ad approfondire il nostro bagaglio culturale e la nostra proposta di governo, ma anche di ripercorrere il percorso fatto, rivendicando la continuità, la coerenza, la lungimiranza. Ed è importante farlo anche per noi stessi, perché la consapevolezza di ciò che siamo e dove veniamo è fondamentale per cogliere i traguardi da raggiungere. E va chiarito quindi che nessuno ha scelto di stare nel centrodestra solo per convenienza. Uno degli articoli più emblematici di questa attenzione, ma anche di distorsione di questa prospettiva, lo pubblica oggi Repubblica a firma di Francesco Bei. Da un lato si riconosce il nostro percorso, le legittime aspirazioni di governo, ma nello stesso tempo c'è il solito ambiguo quadretto che insinua che noi eravamo nati per rinnegare il percorso di Fiuggi verso una destra normale e che dovessimo fare una sorta di rifondazione missina, quella destra neofascista, autoreferenziale, sterilmente identitaria, che tanto sembra spaventare gli eredi dell'arco costituzionale, ma che invece è la loro preferita e oggettiva alleata. Guarda come finisce in Francia con le elezioni, dove un presidente che ha meno il 30% dei consensi vince comodo grazie a questo. Allora chiariamo subito questo aspetto: non siamo nati per tornare indietro né per rinnegare alcunché, siamo nati per offrire al nostro popolo un centrodestra a testa alta. Ci rivolgiamo a tutti quelli che vogliono fare politica con la P maiuscola, mettendo insieme le forze migliori della tradizione nazionale, popolare, sociale, liberale e conservatrice. Un campo largo, come si dice oggi, che fosse alternativo al cartello socialista, progressista, internazionalista. Condividiamo profonde radici comuni nel riconoscerci prima di tutto nel valore supremo della patria, nella sacralità della vita, nella dignità della persona umana, nel significato e nell'eredità culturale e spirituale della civiltà occidentale. E anche su questo è fuorviante parlare di una recente svolta atlantista e occidentale, come se l'avessimo scoperto solo grazie all'invasione russa in Ucraina, magari per rendersi credibili nel contesto internazionale. Noi siamo sempre stati a favore della civiltà occidentale, così come ci siamo sempre espressi per la fedeltà atlantica. La scelta di stare con l'Ucraina, anche questa, è semplicemente frutto della nostra coerenza, da sempre, nelle tesi congressuali e nei programmi elettorali di Fratelli d'Italia, la collocazione occidentale e la lealtà atlantica sono i capisaldi della nostra politica estera. Succedeva lo stesso in AN ancora prima dell'MSI. Erano altri quelli che prendevano ordini e rubli da Mosca e marciavano per la pace chiedendo il disarmo unilaterale dell'Occidente mentre i missili sovietici puntavano le capitali europee. Certo, dobbiamo articolare in maniera più semplice il nostro messaggio, difficile per chi non appartiene al mainstream ideologico. Abbiamo sempre avuto una condizione di minorità nella guerra delle parole. E siamo sinceri, anche a noi è sembrato sempre poco affascinante definirsi conservatori, avallando un pregiudizio comune che il conservatore fosse un qualcosa di triste e di rivolto al passato. Beh, rimosso questo tabù, possiamo affermare senza ombra di dubbio che la definizione di conservatori è quella che in maniera più completa descrive la nostra collocazione. Basta una sola citazione di Roger Scruton per comprenderlo. La vera ragione per cui le persone sono conservatrici è che sono attaccate alle cose che amano e vogliono preservarle da abusi e decadimenti. Sono attaccate alla loro famiglia, ai loro amici, alla loro religione e al loro ambiente circostante. Hanno fatto una distinzione per tutta la vita tra le cose che nutrono e le cose che minacciano la loro sicurezza e tranquillità. Nutrire le cose che amiamo. Cosa c'è di meglio di questa definizione?
Certo, la guerra delle parole si scatenerà presto contro la definizione di conservatori, come è accaduto con sovranità e sovranismo. Curioso, in un periodo in cui tutto il mondo scopre la necessità di difendere la sovranità territoriale dell'Ucraina e qualcuno comincia a ricordarsi che la sovranità popolare è un caposaldo della Costituzione repubblicana. E ancora oggi si racconta che i sovranisti sono una macchietta autarchica o isolazionista, e poi si scopre appunto che nessuno ha saputo garantire la sovranità energetica né dell'Italia né dell'Europa. Non mi illudo che qualcuno cambierà approccio o giudizio, ma certo non voglio rassicurare tutti che non abbiamo intenzione di scassinare la costruzione europea. Al contrario, stiamo lavorando per un'Europa più forte, solo che fino a ieri l'Europa si è occupata magari di dettare come affidare le nostre spiagge. La regione Abruzzo ha appena depositato il ricorso alla Corte Costituzionale contro la sentenza del Consiglio di Stato, mentre ha trascurato la difesa dei confini e della politica estera. Quello che vogliamo è un'Europa diversa e migliore, autorevole e capace di garantire la prosperità dei suoi cittadini, archiviando la stagione soffocante di una Unione fatta di regole asfissianti e concorrenza sleale. Per quanto ci riguarda, stiamo costruendo in Europa una grande famiglia conservatrice ed è con orgoglio e riconoscenza verso chi mi ha sostenuto che sono stato appena eletto presidente del gruppo dei conservatori e riformisti europei al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, e cercherò di rappresentare al meglio anche a livello europeo questo partito di cui Fratelli d'Italia è capofila e protagonista, tanto che Giorgia Meloni ne è la presidente. Come spero di aver potuto rappresentare al meglio Fratelli d'Italia e una politica conservatrice, autenticamente conservatrice, nel guidare da 3 anni la regione Abruzzo, riportandola al centro del dibattito politico, producendo e riportando in Abruzzo l'attenzione del governo e dell'opinione pubblica nazionale per dotarla delle infrastrutture, delle risorse, dello sviluppo di cui ha bisogno, di cui necessita per tornare ad essere la cerniera tra nord e sud, tra l'Adriatico e il Tirreno, per tornare ad essere la locomotiva, la Lombardia del Sud si chiamava. Siamo la regione più industrializzata del sud e possiamo dimostrare la nostra capacità e la qualità della classe dirigente di Fratelli d'Italia. Lo faremo presto, tra un mese alle elezioni dell'Aquila, riconfermando Pierluigi Biondi a sindaco del capoluogo. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie al presidente Marsilio.